In queste settimane sta prendendo corpo il nuovo piano regionale dei rifiuti e almeno sulla carta ci sono oltre 30 proposte per nuovi impianti di vario tipo. Dopo l'assessora all'ambiente, tutti i gruppi politici intervengono in aula e alla fine i consiglieri approvano le due proposte di risoluzione della maggioranza, bocciati invece gli altri documenti. Noi ascolteremo tutti i pareri. Non si svolge invece il dibattito sugli esiti della commissione d'inchiesta nata dopo la vicenda del CEO, degli scarti conciari e tesa ad approfondire il tema delle infiltrazioni mafiose in Toscana. Era in realtà in calendario nella seduta notturna di martedì, ma la Presidente ha chiesto il rinvio e così è nata una nuova polemica. Parleremo poi della vicenda del plasma iperimmune dopo la storia raccontata da un network televisivo di un paziente guarito con questa terapia. Dice l'assessore che non sono disponibili al momento dosi di plasma valido per le nuove varianti del virus. Le opposizioni chiedono più discrezionalità e maggiori approfondimenti. Spiegheremo poi gli altri provvedimenti approvati nell'ultima seduta con immagini e interviste e vedremo la cerimonia dell'assegnazione del gonfalone d'argento al milite ignoto. Delle 39 proposte presentate, 32 hanno i requisiti per una valutazione definitiva. L'assessora Monni in aula e poi al nostro microfono fa il punto sui nuovi possibili impianti per il trattamento dei rifiuti nella nostra regione. L'elenco completo e dettagliato è sul nostro sito www.telegranducato.it. Monni usa lo slogan rifiuti zero, impianti mille e la maggioranza è compatta nel sostenere l'azione della giunta regionale. Ma di aspetti positivi ce ne sono almeno due, nel metodo e anche nel merito. Nel metodo perché siamo alla terza comunicazione dell'assessore in 8 mesi, a dimostrazione che vuole completamente investire il Consiglio durante tutto il percorso e quindi costruire assieme uno strumento che sarà fondamentale per tutta la Toscana e per tutti i toscani. Nel merito, la manifestazione di interesse che era stata pubblicata e al cui risultato avevamo richiesto una nuova comunicazione appunto dell'assessore ha dato un risultato molto importante perché sono circa una quarantina le proposte impiantistiche che sono state fatte. Ora, queste proposte andranno valutate molto bene per quanto riguarda la tecnologia utilizzata che noi abbiamo richiesto come consiglio essere una tecnologia affidabile e che prescinde tra l'altro dall'incenerimento. Dobbiamo far sì che questi impianti siano collocati un po' su tutto il territorio della Toscana in maniera tale che si risponda a quel criterio di autosufficienza dei territori e degli ambiti che anch'essi noi avevamo chiesto. È un confronto trasparente che mette in campo le proposte di molte aziende, sono 17 quelle che si sono fatte vive con trasparenza, 39 i progetti, noi chiedevamo trasparenza, un livello di condivisione delle progettualità che emergono in Toscana, auspichiamo che il piano dell'economia circolare non sia più un piano dei rifiuti ma nel contempo diventi un piano industriale dell'energia toscana, un progetto che possa produrre innovazione, vantaggi per i cittadini toscani, vantaggi per le imprese, possa ridurre le tariffe, dove a livello regionale ci sia un'unica grande cabina di regia e dove la trasparenza, la partecipazione e il Consiglio regionale siano protagonisti delle scelte insieme alle comunità locali, insieme alle associazioni, insieme alle imprese. Un disegno nuovo di una Toscana che cambia ma che nel contempo vuole essere green ma che crea occupazione e lavoro partendo da quello che ha al proprio interno, quindi i propri rifiuti che diventano a quel punto riutilizzati, non più un problema ma una risorsa. C'è un tema che emerge dalla mappa dei nuovi progetti, sono concentrati sulla costa, 6 in provincia di Livorno, 5 in quella di Pisa, 4 a Lucca, la stessa assessora prometta che sarà tutto riequilibrato, ma le opposizioni attaccano. Questo è esattamente il quadro di quello che emerge oggi da questa manifestazione di interessi. Sono 39 impianti individuati, su cui chiaramente ci dovrà essere tutta una procedura, non sono sicuramente quelli definiti, però sicuramente fanno capire la disomogeneità che c'è tra la popolazione e gli impianti e soprattutto dove vengono prodotti. Addirittura vediamo che ci sono 6 impianti nella provincia di Livorno e nell'area più popolosa della Toscana forse ce ne sono 2/3.
Quindi questo modo di procedere noi non l'abbiamo capito. Noi abbiamo sempre detto che la legge 69, che è quella che regola il piano dei rifiuti, andava rivista in toto, e quindi siamo dell'idea che questo percorso, che non sappiamo quanto durerà, perché anche la fase transitoria è importante, perché questo elemento oggi ci fa fare poca differenziata, perché è quello che stiamo facendo. Abbiamo la seconda tariffa più alta d'Italia, ma soprattutto esportiamo i nostri rifiuti anche fuori regione e all'estero. Ci sono altri motivi di dissenso tra i banchi delle opposizioni. Il gruppo di Fratelli d'Italia contesta soprattutto il metodo utilizzato, considerazioni che erano già emerse in occasione del lancio di questa esplorazione del mercato per individuare i soggetti interessati. Sulle singole manifestazioni di interesse presentate, il nostro giudizio ci sarà al momento in cui, oggi l'assessore lo ha confermato, tutta la documentazione sarà messa nelle mani della commissione consigliare competente. Il giudizio è negativo nei confronti della Giunta e del Presidente Gianni, perché a noi ci parlano di riservatezza. Loro non perdono occasione per fare conferenze stampa al fianco di quelli che in realtà dovrebbero guidare, perché la Regione in materia di rifiuti ha il compito di programmare e non certamente di cogestire la trasformazione dei rifiuti con le imprese, che invece devono stare sul mercato. E quindi ancora una volta si palesa che aver scelto questa procedura molto singolare in Toscana è a rischio anche per i finanziamenti europei, perché il piano nazionale di gestione dei rifiuti uscito a marzo del 2022 dice che le regioni che non rispettano le indicazioni del piano stesso anche in termini di procedura rischiano di non prendere i soldi dei finanziamenti pubblici. Staremo a vedere, speriamo che almeno la partecipazione da oggi in poi sia più aperta ai cittadini. E il capogruppo di Forza Italia in aula rilancia due questioni che a suo giudizio oggi non possiamo ignorare. Che tipo di connessione e di relazione esiste fra la comunicazione che fa lei oggi e il rapporto con gli impianti del PNRR della Regione Toscana, sulla quale credo di aver letto che la Regione Toscana ha fatto un investimento importante, vale centinaia di milioni di euro per la partecipazione ai bandi. Che tipo di rapporto esiste fra questo bando, fra la pianificazione ambientale e la prospettiva della votazione nei 76-70 comuni che parteciperanno alla Multiutility Toscana, che avrà come fulcro, è del tutto evidente perché sarà l'unica società che gestiranno in maniera diretta, se sarà fatta con le modalità che io ho appreso girando, perché perlomeno il sottoscritto non è riuscito a vedere il piano industriale nella prospettiva delle delibere, nelle delibere che verranno portate nei comuni, sarà l'unica società controllata direttamente. L'obiettivo della Giunta, sostenuta da PD e Italia Viva, è quello di abbassare in pochi anni dal 34 al 10% la quota dei rifiuti conferiti in discarica. In prospettiva tutto questo porterà anche a benefici sulle tariffe, ma soprattutto realizzerà una vera economia circolare. E rispetto a questa mappa, sempre dalla maggioranza, si fa notare che alla fine non ci saranno squilibri tra diverse zone della Toscana in una sorta di filiera corta del rifiuto. Effettivamente ci sono molte proposte che sono spostate, cioè verso la costa, che probabilmente, come dire, c'è stato un maggiore interesse da parte delle imprese o da parte dei soggetti gestori, però anche nell'ambito della città metropolitana ci sono delle proposte. Fino ad oggi magari la difficoltà a realizzare impianti è stata lì, e quindi noi speriamo che con queste proposte che insistono anche comunque su quei territori possa essere superato questa sfasatura che in passato e tuttora esiste. Il Movimento 5 Stelle in generale esprime forti critiche sul piano per come si sta realizzando. A giudizio della consigliera Noferi, che parla al nostro microfono, gran parte degli impianti proposti non hanno propriamente a che fare con il riuso della materia. Si parte da una concezione ormai vecchia, che è quello che tratta i rifiuti a valle, quando a nostro avviso dovremmo pensare a produrre meno rifiuti. Fermo restando che di tutte le proposte arrivate, la gran parte sono impianti di trattamento fondati su concezioni che in pratica sono degli inceneritori mascherati. Mi riferisco ai gasificatori, ai pirolizzatori, che comunque hanno emissioni di sostanze nocive, e ricordo a tutti che l'Italia in questi giorni è stata multata dalla Corte di Giustizia Europea proprio per la cattiva qualità dell'aria. La soluzione doveva essere quella di una concezione
industriale diversa che non solo crei minori rifiuti, ma che adotti soluzioni tecnologiche che ormai ci sono, che producono rifiuti ecocompatibili, e un'educazione al cittadino e alle aziende anche con incentivi di qualunque natura, compresi economici, per produrre meno rifiuti. Infine, dal gruppo misto si sottolinea il deficit di impianti nella Toscana centrale. Noi abbiamo tre ambiti territoriali. Ad oggi gli ambiti territoriali definiscono i fabbisogni, quindi noi dobbiamo stare molto bene attenti a calibrare esattamente gli impianti dove c'è bisogno. Tanto per intendersi, è inutile fare 100 impianti sulla costa quando nel capoluogo e su Firenze ad oggi noi scontiamo la mancanza, primo tra tutti, di un termovalorizzatore, che sappiamo tutti quanti che tipo di decisione ha subito, però nella parte fiorentina, sulla piana e sul capoluogo è impensabile che non ci siano degli impianti adeguati e moderni. A proposito di rifiuti, che evidentemente possono attirare anche gli interessi criminali, c'è un nuovo rinvio delle conclusioni della commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose. La discussione sulle due distinte relazioni finali, una della maggioranza, l'altra delle opposizioni, era fissata per martedì sera. Dopo un lungo tira e molla, è stata la presidente Meini, consigliera della Lega, a chiedere formalmente di spostare ad altra data, prima possibile però, dice lei, il confronto. Vediamo le nostre immagini della serata. La polemica è proseguita nei giorni successivi proprio sulla possibilità di mettere in calendario in tempi stretti questa discussione. Nei nostri telegiornali naturalmente continuiamo a seguire la vicenda. Ricordiamo che questa commissione è stata istituita dopo l'indagine della magistratura sul trattamento degli scarti conciari e in particolare del CHEO, con rischi di inquinamento ambientale. Il plasma iperimmune è utile o no nella lotta al Covid? La questione rimbalza dopo un servizio di Rete 4 che ha rilanciato proprio il caso di un paziente curato in questo modo all'ospedale di Portoferraio. La direzione dell'azienda sanitaria sta facendo ulteriori verifiche. Sembra che a un certo punto il medico del pronto soccorso abbia applicato il plasma con quello che viene definito un trattamento compassionevole dopo aver chiesto l'autorizzazione al comitato etico di Area Vasta, una situazione controversa che provoca un'iniziativa del portavoce dell'opposizione. La regione toscana non si differenzia da quello che invece potrebbe fare, cioè fare un passo in più in questo senso, come ha fatto il Veneto istituendo appunto la banca del plasma, e neanche istituisce un protocollo per portare avanti questa cura. Per noi questo è incomprensibile, perché con questa cura probabilmente si possono salvare delle vite. Sulla stessa linea si muove il consigliere Petrucci. La risposta dell'assessore ci lascia allibiti, perché è vero l'esatto contrario di quello che lui sostiene, ovvero ci sono studi scientifici a livello mondiale attuali che dimostrano che il plasma iperimmune è assolutamente efficace per intervenire su pazienti che non hanno altra possibilità di intervento. Noi vorremmo che ci fosse meno arroganza da parte di certa politica e da parte di certa scienza, e più disponibilità a capire. Noi vogliamo capire tre cose. La prima, se si può salvare la vita a delle persone che altrimenti non hanno possibilità di continuare a vivere, e questo è stato dimostrato all'Elba dal dottor Belcari, e quindi noi vogliamo andare a fondo su questo. La seconda questione è se la politica sta gestendo in maniera neutra e terza la vicenda del plasma iperimmune. La terza questione è che noi vorremmo che in sanità ci fosse una sorta di liberare le energie migliori. In aula risponde l'assessore Bezzini, al nostro programma interviene il consigliere della maggioranza e presidente della Commissione Sanità, Sostegni. Ma io rispondo semplicemente, poi accerteranno per bene, ma mi pare si sia nell'ambito di una situazione nella quale è un trattamento che in un caso specifico, cioè in alcuni casi c'è, come trattamento compassionevole è utilizzabile. Mi pare che l'iter che il medico ha seguito sia stato questo, quindi io non vedrei un caso particolare. Ovviamente poi rispetto alla segnalazione verranno fatte altre verifiche, ma è evidente che mi pare che anche dalle risultanze attuali i dati che emergano siano semplicemente quelli lì, cioè che il trattamento con plasma iperimmune, che è oggetto di valutazione, ma nel caso di trattamento compassionevole è utilizzabile se è autorizzato dal comitato etico, come mi pare risulti
essere avvenuto nel caso specifico. Verso l'estate la Toscana approva la nuova legge sull'oleoturismo e sull'ospitalità agrituristica. 20 sì, 8 consiglieri si sono astenuti e 2 del Movimento 5 Stelle hanno votato contro. Si tiene conto, leggiamo, delle nuove esigenze per l'ospitalità in camere e unità abitative indipendenti per favorire l'accoglienza di nuclei familiari, per lo svolgimento degli eventi promozionali e per le attività sociali e di servizio per le comunità locali. Ne parleremo più approfonditamente e diffusamente con tante interviste la prossima settimana, naturalmente qui in Regionando. Intanto vediamo com'è andata la discussione sul bilancio dell'azienda regionale per il diritto allo studio, che è stato approvato ma che è accompagnato anche da alcune raccomandazioni emerse durante il dibattito. È un'azienda delicata che ha svolto un compito importante, fortemente messo alla prova dalla pandemia, che ha aumentato i costi per la pulizia, per la cura e l'igienizzazione delle residenze universitarie e allo stesso tempo ha creato numerose difficoltà. Al momento ci troviamo in una condizione per la quale la Giunta ha effettuato minori stanziamenti all'azienda per il diritto allo studio, dato che ha preoccupato gli studenti generando un po' di fibrillazione. E con gli atti che abbiamo approvato abbiamo avuto garanzie dalla Giunta che le somme al momento non attribuite a DSU verranno reintegrate nel corso del 2023 e del 2024 sul pluriennale, e abbiamo anche con l'ordine del giorno collegato al parere chiesto di poter monitorare in quinta commissione che davvero questo avvenga e quali saranno i tempi di questo reintegro delle somme necessarie a coprire l'intero importo delle borse di studio. In un contesto in profondo ulteriore mutamento, le lezioni ora torneranno in presenza, ci sarà dunque bisogno di riattivare molti servizi del passato, non mancano le critiche delle opposizioni che partono proprio dalle attribuzioni economiche della Giunta regionale. La Giunta regionale, mi sono portata al foglio per non sbagliarmi, ha ridotto i contributi di 700.000 euro per il 2022, di 7.400.000 per il 2023 e di 12.575.000 euro per il 2024, che sono tanti soldi che vanno a scapito delle borse di studio e anche dei ricavi dell'azienda. Ora, si è impegnata a ricercare questi soldi, però ancora, ora in questo momento, non ci sono. Altre criticità sono la mancanza della certificazione antincendio in diverse residenze degli studenti, che non sono state messe a norma e che si spera che verranno fatte, ci hanno promesso entro il 2024, ma i tempi poi chissà se saranno rispettati. Infine, che c'è da dire? C'è da dire che continuano a crescere i costi unitari per i vari servizi. E infine voglio ricordare che la soddisfazione degli studenti, in un sondaggio che hanno fatto, risulta il 6,36%. Non ci sono voti contrari invece sui bilanci dell'AMMA, quello di previsione del 2022 e quello pluriennale 2022-2024. Apprezzamenti sul lavoro svolto arrivano anche dalle opposizioni. A proposito di ambiente, sono stati approvati i progetti di paesaggio dei territori del Prato Magno e Isola di Capraia che il Consiglio regionale aveva adottato nella seduta del 24 febbraio dell'anno scorso. Anche di questo parleremo meglio tra 7 giorni. Ci sono molte iniziative che trovano una vetrina regionale qui a Palazzo del Pegaso. Una delle più suggestive è il Palio dei Somari di Torrita di Siena. È solo un segno questo della vivacità della proposta storica, culturale, tradizionale e folcloristica della nostra regione in un tempo di fine o comunque minore emergenza sanitaria. Sottolineiamo però già adesso, e ne riparleremo anche venerdì 27, questa cerimonia del conferimento del gonfalone d'argento al Milite Ignoto, un flash dal Presidente del Consiglio regionale. 100 anni fa le nostre ragazze e i nostri ragazzi combattevano con altre ragazze e altri ragazzi dei paesi europei vicini e le trincee ci dividevano. Nel tempo c'è stato l'Erasmus, c'è stata la possibilità di non far vedere più il passaporto passando da uno Stato all'altro. C'è stata l'Europa che ha portato la pace. Quella pace è frutto anche purtroppo di queste guerre e delle centinaia di migliaia di morti che hanno messo la loro vita a disposizione della libertà di ciascuno di noi. Purtroppo però nel cuore dell'Europa ancora oggi si sta combattendo per questa libertà, e allora oggi conferire il più alto riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento, al Milite Ignoto è un modo con cui noi diciamo e non vogliamo voltare la faccia all'altra parte, che vogliamo ricordare quelle donne e quegli uomini che ci hanno
donato la libertà e che la libertà è come un fiore. Il progetto accolto dall'ANCI, l'Associazione dei Comuni, e qui c'era il presidente regionale Biffoni, sindaco di Prato, prevede il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto da parte dei comuni italiani, possibilmente tutti. Ad ora hanno risposto in 4.300, in quasi tutti i casi è stato deciso all'unanimità. A ricevere il gonfalone materialmente a Firenze è Rosario Aiosa, generale in congedo dell'Arma dei Carabinieri e medaglia d'oro al valor militare. Io lo ritiro semplicemente, il premio è stato conferito al milite ignoto in occasione del centenario della traslazione da Aquileia a Roma, che è avvenuta nel 1921, quindi l'anno scorso abbiamo avuto appunto il centenario e le manifestazioni commemorative messe in piedi dalla difesa e da chiunque altro abbia voluto ricordare questo evento proseguiranno e si concluderanno il prossimo 4 novembre. Oggi ci fermiamo qui, appuntamento al 27 maggio per una nuova puntata di Regionando, sempre dopo il TG della sera alle 21:15 circa.